siamo sul pianeta Terra, ogni tanto è meglio ricordarselo. Non so se vi è mai capitato di andare a visitare un deposito di corpi morti, cioè un cimitero. Qual è la differenza tra deposito di corpi morti e come molti intendono il cimitero? Allora, il cimitero per molti è la casa dei cari, cioè ci sono certi che vanno in questi luoghi col muro, il cancello, così. Vado a trovare i miei cari. Allora io dico, ma che sarebbe disonesto spiegargli che i cari non sono più lì? E qui abbiamo a che fare, attenzione, con o gente che dice di credere in una religione o gente che dice di non credere, perché ci sono nei cimiteri anche corpi morti, non certo vivi, di persone che non credevano. Ma io mi rivolgo a quelli che dicono di credere, ma se tu dici di credere, come fai a credere che vai a trovare qualcuno? Quindi, deposito di corpi morti è come uno che andasse in un posto pieno di macchine abbandonate, rottamate, inutilizzate, senza gomme, che quindi macchine che non funzionano più. E cosa c'è dentro queste bare? Corpi che non funzionano più. Bisogna capire una cosa, no? Quando c'è un funerale e quindi riempiono la bara di fiori. I fiori per chi sono? Chiedi, dicono per il morto, ma se è morto, è morto. Una bella bara, quelli delle pompe funebri dissero a mia madre quando mio padre morì. Una bella bara per suo marito, ma se è morto. È come uno che dicesse, invitiamo a cena suo marito. E la moglie dice, è morto, ma non importa, basta che paghi il conto. E il conto delle bare è salato. Poi l'assurdo è una costosa bara di legno per mio padre Ugo, cioè Ugo Cerquetti, quello che all'anagrafe era mio padre, che aveva scelto di farsi cremare. Cioè, cremare vuol dire bruciare, no? Quindi bastava una bara di cartone, bruciava pure prima. Adesso mi pare che la legge non prevede la bara di cartone, ma bisogna capire che quando lo spirito lascia il corpo, quel corpo si può chiamare corpo morto. E tutta questa ritualistica per cui la gente va a portare i fiori a uno che lì non c'è. I fiori potrebbero mettergli, non so, una brioche, un cappuccino, ma non c'è. Ti risulta che c'è? Ti risulta che c'è gente che va lì? Io ho avuto una nonna che si chiamava Iside, nata nel 1870, morta nel 1970, insomma, vissuta una novantina d'anni più o meno, 800-900. Siccome gli morì la figlia Anna Maria, che era piccola, la bambina, da quello che ho capito io, lei si è fatta mettere una panchina, per non stare in piedi, davanti alla tomba che andava là la domenica, durante le feste, a passare del tempo con la figlia. Ma com'è possibile? Prima diceva che era andata in paradiso, ma se andate in paradiso, perché tu ti metti su una panchina al freddo con i guanti, la sciarpa, a prendere freddo davanti
a una tomba di marmo che è ancora più fredda, dove c'è una foto con una data di nascita e una data di morte del corpo, del corpo, dove poi il corpo ogni 7 anni è cambiato, no? Quindi non è neanche più che era lo stesso corpo. Io dico, sarebbe ora di capire che i cimiteri sono un deposito di corpi morti e il corpo senza lo spirito che vive nel corpo è come una macchina di quelle accumulate nei depositi di macchine rotte, incidentate, inutilizzate, senza gomme, col motore fuso. Chiaro che certe parole non si possono dire, non si può dire quello lì è morto perché ha fuso, e in un certo senso ha fuso l'organismo, l'insieme dei vari organi qua in questa zona, i vari organi tra di loro hanno perso l'equilibrio biologico, armonico, salutare, ed è morto, no? Allora tutto questo cerimoniale, poi dicono, ah, ma noi non siamo mica come i pagani, mi ha detto uno una volta che avevano il culto dei morti, e come no, e come no, ma vai nei cimiteri e poi vedi che culto dei morti, c'è l'industria del culto dei morti, davanti a ogni cimitero c'è un fioraio, ripeto, i fiorai sono lì al freddo a novembre, anche negli altri mesi, a vendere questi fiori. Ma mettere un mazzo di fiori davanti a una foto di uno che è morto e probabilmente è già rinato, è come parlare col muro. Nella meditazione Zen giapponese dice, mettiti seduto così davanti a un muro per capire che cos'è il vuoto, no? il muro, no? Cioè, il muro. E davanti a una tomba abbiamo uno spirito incarnato in un corpo vivo che proietta le proprie illusioni in una bara che è messa dentro una tomba vicino ad altre tombe. Una volta alla posta sentì due donne anziane che parlavano di Luigi e di Mario. Ah, sei andato a trovare Mario? Sì, e tu Luigi? No, sta settimana no. Erano i due mariti morti, cioè queste due donne anziane nella loro visione spirituale, filosofica e religiosa parlavano di Luigi e Mario. Poi però se gli facevi una domanda, credi in Dio? Certo. Credi paradiso, purgatorio, inferno? Certo, ma allora perché non le vai a trovare se è andato all'inferno, se è andato in purgatorio, se è andato in paradiso? No, le vai a trovare dove hanno messo il corpo morto. Vai al deposito dei corpi morti, che sembra una roba detta così, deposito dei corpi morti, ma cosa stai a dire? Sto parlando dei cimiteri. Io sono andato a pochi funerali, però a quelli che sono andato io, dalle facce sembrava che il morto come minimo è andato all'inferno, se non al super inferno. Perché se uno va all'inferno c'è da fare la faccia triste, sì, no? Io da funerale di mio padre che non andava mai in chiesa così, il prete ha detto che è andato in paradiso, Ugo Cerquetti, ma nessuno ha fatto per Ugo, no, cioè, nonostante che ha detto Ugo è stato chiamato da Dio, è morto, vabbè, ma poi dico per chiamare uno l'ammazzi, adesso guardiamo un attimo, no? Per chiamare uno l'ammazzi, cioè ammazzi uno e dici ti ho chiamato, chi sei? Il tuo creatore. Io t'ho creato, io t'ammazzo, bentornato in paradiso, o benvenuto, perché bentornato allora c'era già stato, no, benvenuto. Ma bisognerebbe chiedere, ma come mai che tutti i parenti sono là,
con un muso così, vestiti in nero, gli occhi rossi, le lacrime. Come mai? Ma è possibile che nessun parente è contento che sono andato in paradiso? Oppure vuoi vedere che non ci credono? È qui il punto. Facciamo giorni di lutto perché lui è andato in paradiso. Ma scusi, perché non fai giorni di festa? No, di lutto. Siamo a lutto. Vestiti di nero, come i corvi, come i pipistrelli, le tenebre, no? Poi dicono che Satana è il principe delle tenebre. Ma allora vai a un funerale, non saranno principi, però lì le tenebre le vedi. Perché hanno paura, non ci credono. No? Non è che tutti vestiti di festa. Ma che festa fate? Papà è andato in paradiso, Dio l'ha richiamato, il Signore l'ha chiamato a lui. E come l'ha chiamato? Ha dato una botta qua all'inferno. Se non si muove foglia, che Dio non voglia, figurati se a uno gli si blocca il cuore, qualcuno l'ha voluto? Perché molti mi hanno detto, ma qui devi sapere, Giorgio, che non si muove foglia che Dio non voglia. E allora tutti gli infarti, i cancri, gli incidenti, no. Io dico una cosa, trattiamo il corpo morto nel modo più civile possibile, cioè i corpi morti vanno bruciati. Ed è inutile fare punto di riferimento con la foto, le due date, Giorgio Cerquetti nato, morto, scegliete una foto sorridente, no? Ho saputo di persone che vanno a vestire morti, gli mettono il doppio petto con la penna stilografica, l'orologio, che poi se lo fregano quelli di 10 anni dopo che vanno a prendere, aprono le tombe e spostano i cadaveri, cioè la bara da così diventa una robetta così, l'anello gli mettono, sembra che va a una festa, lui. Però quelli che vanno al funerale non c'è nessuno contento. Tant'è che se uno andà in un posto triste, uno viene da dire, ma cos'è un funerale? Cioè, oppure se vedi uno con la faccia triste, viene a dire, ma che faccia funerea? Se entri in una stanza dove nessuno ride, tutti piangono, tutti vestiti di nero, viene da dire, ma che è morto qualcuno? Viene da dire, no? Ma perché allora quando muore qualcuno, tutti credenti, tutti fedeli, tutti devoti, di chi? È che non c'è la conoscenza, non c'è la certezza. Molti mi hanno detto, voglio vedere quando muori tu. Io ho detto, guarda, se vuoi vedere quando muoio io, vedi. Però io a te ti consiglio di vedere di più come muori tu, cioè nel senso, qui ognuno deve vedere come muore lui, non come muore un altro. Perché spesso sento dire, è morto quello lì, e come è morto? Di che cosa è morto? Come, nel senso, di che malattia? Sono 5 anni, 2016, 5, che non si parla più di AIDS, AIDS, e allora la gente fa sesso libero ed è aumentato, non è diminuito. Siccome non se ne parla più, non c'è più. Prima, tutti i giorni, mi ricordo, anni fa, negli anni 80-90, il sesso uccide, morirai, stai attento al sesso. L'AIDS c'è ancora, non se ne parla più. No? Quella è stata molestata, quella gli hanno detto o ti fai scopare o non lavori, quella, però dell'AIDS... No. Cioè figurati se una che viene molestata per difendersi dicesse l'AIDS, viene licenziata, non lavora più, cioè viene buttata nell'oceano. Dove viene buttata? Perché tutto si muove in base ai livelli di coscienza. I livelli di coscienza variano a seconda delle informazioni, non si parla di AIDS e non c'è più, invece c'è.
e il numero 2017 è in aumento. Allora, visto che prima o poi moriremo, visto che stai guardando questo video, visto che la vita è tua, ma vogliamo darci una mossa, cioè mossa nel senso, no? Ma dico, ma la Mercedes, questa fabbrica di automobili che fa queste macchine per portarle a bare, adesso non è una battuta gratuita, però c'è gente che ci sale solo da morto in Mercedes, no? Perché questi macchinoni super lucidi, no? No. Ah, all'ospedale Torrette di Ancona è interessante perché c'è l'ingresso principale, molto grande l'università, poi sulla destra c'è una discesina dove da una parte c'è scritto pronto soccorso, c'è la strada, no? Pronto soccorso, quindi entrano le ambulanze con la speranza, col tentativo, con l'ottimismo di trovare una terapia, una cura, un rimedio. Se attraversi la strada nella palazzina di qua, camera mortuaria, tutti Mercedes con autisti vestiti di nero. Mi sono fermato proprio giorni fa a vedere le facce. Gli autisti oramai sono abituati, che è il loro lavoro, no? Vestiti di nero, cravatta nera, camicia bianca, parlicchiano tra di loro piano piano per non farsi sentire, che è sempre un'atmosfera. E poi tutti i parenti. Metti che sono in otto, occupano lo spazio di quattro, ognuno aggrappato all'altro. Faccio anch'io, faccio. Ma che è una pantomima? Chiunque sia, figlio, fratello, sorella, zia, nonna, genitore, non c'è lì. Stiamo piangendo su un cappotto, su un involucro, su un vestito. Con la stessa facilità con cui molti, quando non vogliono più un vestito, lo impacchetto, mettono una busta, lo portano a Caritas, lo portano ai senza tetto, perché è ancora in buone condizioni. Ci sono stati dei corpi ancora in buone condizioni, hanno fatto l'espianto degli organi, c'è gente che vede perché uno che è morto c'aveva ancora la cornea, quello c'aveva il fegato, c'è gente in attesa che qualcuno muore per dargli il fegato, il cuore, eh? Il cuore. Mi pare che la Lamborghini ha regalato una macchina che va a 240 km all'ora costante, Lamborghini, alla polizia, che l'ha scritto polizia, che la polizia usa per portare gli organi, perché se uno è morto, c'è un buon cuore, cioè nel senso il cuore è buono, il buon cuore ce l'hanno i parenti che dicono, beh, pigliatevi il cuore, lo mettono congelato, poi parte la Lamborghini, parte la macchina. Andare nell'ospedale dove c'è uno in attesa che viene chiamato e gli fanno il trapianto. Arriveremo tra un po' che qua non si butta niente, cioè ci sarà un'intelligenza sviluppata a livello sociale per cui è vero che quello lì è morto tecnicamente, però c'ha tre organi buoni, in genere sono i giovani, gli occhi buoni e come i pezzi di ricambio, no? Adesso io non vorrei che chi ha visto questo video gli è preso un colpo, no? Dice, oddio, qua moriremo. Quello è un dato di fatto. Però devi capire, con la stessa facilità con cui ti spogli per andare a fare la doccia o per andare a fare il bagno, o certi si spogliano perché vogliono dormire senza vestiti, quando muori devi uscire dal vestito, devi uscire dall'involucro ed essere finalmente te stesso. Cioè, io non sono Giorgio Cerquetti, no? Cioè, giusto per capire, cioè, ma YouTube Giorgio Cerquetti video, sì, quella è un punto di riferimento, no? È come dire Roma-Milano, ma non è che se uno non chiama più Roma non c'è più, quello spazio c'è, gli abbiamo dato un nome, Roma, Milano, New York, però quello spazio c'era già. Quindi, ragioniamo un attimo, no?
Giorgio Cerquetti è un nome così, che hanno dato, accettato, oramai acquisito. Ma io non sono né Giorgio né Cerquetti. Ma allora uno mi dice, ma tu chi sei? Ecco, rispondo, io sono, punto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.